La mattina in cui è scomparsa, Liliana mi ha detto che avrebbe fatto tardi perché, prima di venire al nostro appuntamento, doveva passare al centro Wind, ma non è mai arrivata. Queste sono le parole di Claudio Sterpin, 85 anni, amante di Liliana Resinovic, la 63enne sparita il 14 novembre 2021 e ritrovata cadavere in un bosco 22 giorni dopo. Sono trascorsi quasi 3 anni dalla sua morte, ma i dubbi rimangono ancora tanti, a cominciare da cosa abbia fatto la pensionata prima di sparire nel nulla. Un punto cruciale da chiarire è quello riguardante la mattina della sua scomparsa. Alle 8:22, Liliana ha chiamato Claudio per informarlo che prima di raggiungerlo sarebbe passata dal negozio di telefonia, senza però specificare il motivo. Gli ha detto che avrebbe tardato un po'. Come ha sottolineato lo stesso Sterpin, nessuno l'ha vista nel negozio quella mattina. Questo solleva un interrogativo. Le sue parole erano una bugia? O Liliana doveva davvero andare al negozio? Secondo Claudio, Liliana gli ha detto la verità. Ha formulato 2 ipotesi. O voleva acquistare un telefono per la nipote del marito, in vista del Natale, o ne stava comprando uno per sé. A tal proposito, Sterpin rivela un dettaglio importante. Lilly cambiava spesso cellulare, perché suo marito le forniva telefoni che comprava di seconda mano da un conoscente. In pratica, i telefoni di Liliana non erano suoi, ma di Visintin. Sterpin riflette anche sulla possibilità che Liliana si sentisse controllata dal marito. Forse proprio per questo motivo, la mattina del 14 dicembre, avrebbe lasciato i suoi 2 telefoni a casa ed è uscita con l'intenzione di acquistarne uno nuovo in un negozio di telefonia. D'altronde, come rivelato dallo stesso Sterpin, Liliana stava per lasciare il marito e trasferirsi nell'appartamento di Claudio per iniziare una nuova vita insieme. Se ciò fosse vero e le chat lo confermano, l'acquisto di un nuovo telefono potrebbe essere stato parte dei preparativi per il trasferimento. Un altro dettaglio insolito emerge. Liliana non ha solo lasciato i 2 telefoni a casa, ma anche il borsellino, il che è molto strano, visto che è uscita senza carte di credito o bancomat. Potrebbe aver avuto con sé dei contanti, ma se così fosse sono spariti, visto che non sono stati trovati insieme al suo cadavere. In ogni caso, la mattina del 14 dicembre resta avvolta nel mistero più fitto. Anche il marito di Liliana, Sebastiano Visintin, ha raccontato di aver salutato la moglie alle 7:30, prima di uscire per un giro di consegne di coltelli nei negozi di Trieste. Una volta terminato il suo lavoro, si è rinchiuso nel laboratorio per affilare le lame. Eppure, nelle 3 ore successive, il suo cellulare non ha emesso segnali. Era spento, o forse non c'era campo? Questo è un altro aspetto che suscita dubbi, poiché Visintin si era sempre mostrato reperibile in passato, anche quando si trovava nel laboratorio. Nel frattempo, tra le 12:16 e le 13:33, Visintin ha fatto un giro in bicicletta sull'altopiano del Carso per testare una telecamera GoPro che aveva acquistato da poco. Ma anche questo dettaglio non convince. Sembra infatti che non fosse la prima volta che usava quella telecamera e che avesse già posseduto un modello simile. Perché, quindi, parlare di test se sapeva già come utilizzarla? Inoltre, alcuni video registrati con la GoPro risultano essere stati cancellati e gli orari indicati sui filmati sono ambigui. Alcuni di essi riportano orari quasi identici, ma sono stati girati in luoghi molto distanti tra loro. Com'è possibile? Un altro particolare curioso è che Visintin non indossava abbigliamento sportivo durante il giro in bicicletta. Si può supporre che abbia improvvisato quel tragitto per crearsi un alibi? I familiari di Liliana hanno dei sospetti. Visintin, però, si dice sereno, come sempre. Anche il giorno della scomparsa della moglie lo era. Sebastiano ha presentato denuncia solo alla sera, su consiglio dei vicini di casa, che nei mesi successivi hanno accusato pubblicamente l'uomo in televisione. Visintin, a sua volta, ha querelato i vicini per diffamazione. La questione dovrà essere risolta in tribunale,